momento di silenzio. Ci rimettiamo composti alla presenza del Signore che è nel tabernacolo, ma è anche nei nostri cuori. E offriamo a Lui questo primo passo della preghiera, che è la ricerca del silenzio. Stiamo tranquilli sotto il suo sguardo e rivolgiamo a lui la nostra attenzione. In silenzio nella nostra mente ripetiamo queste parole: Padre Santo, vengo davanti a te. Ecco, lo ripetiamo nella mente in modo silenzioso. Fammi comprendere la grazia immensa del battesimo. Ecco, lo ripetiamo in silenzio qualche volta dentro di noi davanti al Signore, chiediamo grazia di capire il battesimo. Rinnova questa sera la grazia del battesimo. In tutta la sua potenza. Facciamo una prima grande invocazione all'Eterno Padre a Gesù col canto Manda il fuoco. Manda il fuoco, Signore, nella tenda ci Oh.
preghiamo e meditiamo un po' su questa grazia grande del battesimo. E domenica scorsa anche la liturgia ci ha fatto rivivere un po' il battesimo di Gesù, e il Papa, proprio all'Angelus di quella domenica, ha chiesto a tutti di rinnovare le promesse battesimali e di conoscere la data del proprio battesimo, di festeggiare questa data, perché il battesimo è veramente un dono immenso. Nel battesimo noi diventiamo figli di Dio e viene anche così distrutto il peccato originale, cioè questa eredità non buona che noi abbiamo alla nascita, al concepimento, come una conseguenza di alcune scelte gravi dei nostri progenitori che si sono staccati da Dio. Ecco, è un dono immenso il battesimo, un dono immenso. Mi ricordo un padre della Chiesa che insegnava così: non valeva la pena di nascere se col battesimo non fossimo rinati. Diciamo una volta: non valeva la pena di nascere se col battesimo non fossimo rinati. Ecco, perché nel battesimo noi abbiamo la vita di Dio, la vita eterna. E la vita umana viene aperta a questo futuro bello di Dio, se no la vita certo rimane sempre un dono preziosissimo, però sarebbe stata sconfitta dal male, sarebbe diventata una grande tristezza senza fine. Vogliamo allora stasera chiedere grazie, meditare un po', perché questo tesoro immenso del battesimo possiamo comprenderlo e apprezzarlo un po' di più. E invochiamo la Madonna per questo, invochiamo la Madonna, lei che ha vissuto totalmente per Gesù, ha avuto non solo la passione morte, ma la gioia immensa della risurrezione, che ci aiuti a capire un po' più questa grazia, e mi piacerebbe che uscendo da questo momento di preghiera avessimo proprio una grande gioia di essere figli di Dio. Figli amati da Dio, figli amati da Dio. Per questo preghiamo e anche ci aiutiamo nella preghiera, perché più uno prega più anche aiuta gli altri ad avvicinarsi al Signore. Ecco, vi chiedo di proprio mettercela tutta con grande calma, pregare e lasciare cadere i problemi che abbiamo nella vita. Per ora li lasciamo cadere perché vogliamo stare davanti al Signore con tutta l'attenzione e l'amore di cui siamo capaci. Ti benediciamo tanto, Signore, che ci hai radunati stasera per questa immersione nella grazia del battesimo. Dacci, Signore, tanta luce, Signore, e anche facci capire di più questo grande dono che ha segnato la nostra vita, a volte senza che ne fossimo consapevoli. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dio Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ecco, di questo racconto brevissimo del battesimo di Gesù meditiamo il fatto che nella sostanza ciò che è avvenuto in lui avviene anche in noi. Il battesimo di Gesù non è solo il primo battesimo cristiano, il primo dove c'è l'effusione dello Spirito Santo e l'attestazione del Padre Celeste, ma è anche la causa dei nostri battesimi. Dal battesimo di Gesù, dal suo sacrificio, l'immersione che lui fa nelle acque della passione e morte e la sua risurrezione, ottiene a noi lo Spirito Santo. E nel battesimo succede anche per noi qualche cosa di simile a quello che è successo a Gesù, cioè Dio Padre attesta che noi siamo Suoi figli. Allora si udì una voce: questo è il Figlio mio, l'amato. Nel battesimo si rinnova questo mistero, non sentiamo sensibilmente la voce,
ma la realtà interiore che accade nell'anima del battezzato è proprio questa. Noi diventiamo figli di Dio e Dio Padre dice: questo è il mio figlio, questa è la mia figlia. E stasera vogliamo ricordare e sentire di più la bellezza di questo fatto, che veramente per scelta di Dio e la fede di chi ci ha portato al battesimo, noi siamo figli amati da Dio, figli suoi, siamo figli suoi. Questo è l'effetto principale del battesimo. Preghiamo perché possiamo ricordarlo e viverlo sempre di più. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi. Il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi. Della pace, prega per noi che il mondo intero manda un
caro Signore, apostoli santi della tua Chiesa. Ecco, i Vangeli raccontano che subito dopo del battesimo Gesù fu condotto dallo Spirito nel deserto per essere tentato dal diavolo. Qualcuno si potrebbe meravigliare non solo che lo Spirito Santo conduce Gesù nel deserto, che è un luogo di grande prova, di difficoltà, ma subito dopo il battesimo. A volte noi pensiamo che, avendo avuto una grazia così grande, possiamo dormire sonni tranquilli su due cuscini. Ecco, invece tante volte succede proprio il contrario, che le grandi grazie di Dio ci mettono in un contesto di lotta spirituale, a volte faticosa, dura. Ecco, perché questo? Perché succede questo? Cosa rispondereste a questa domanda, che sembrerebbe una cosa un po' strana? Come mai proprio quando abbiamo grandi grazie di Dio poi si sviluppano dei conflitti? Perché il battesimo ci sottrae al potere del male. È come uno che toglie una preda a un'aquila che l'ha azzannata. Ecco, e questo crea il conflitto. Ma il Signore questo lo sa e poi ci dà, nella vita nuova che Lui ha messo nel nostro cuore, ci dà la forza di lottare, di vincere, ci fa capire anche il senso di quella lotta. Ecco, vi ricordate voi, penso, forse no personalmente se l'avete avuto da piccolo come me, ma se avete partecipato a qualche battesimo, oppure il Sabato Santo, avete rinnovato le promesse battesimali, vi ricordate che questo rito è diviso in due parti. La prima è fatta di rinunce e la seconda è fatta di credo, di atto di fede. Vi ricordate che è diviso così? Vi siete mai chiesti perché il rito del battesimo non è una bella preghiera unitaria, ma è diviso così in due parti che sembrano molto diverse tra di loro? Perché questo rispecchia gli effetti principali del battesimo. Il battesimo da un lato spegne il potere del male nel nostro cuore e dall'altra ci consegna al Signore, alla sua vita, mediante la fede. I teologi chiamano questo a volte dimensione agonica della fede. Agonica vuol dire di battaglia. L'agone sarebbe la lotta, la battaglia, una dimensione di battaglia, di lotta spirituale, ecco, che fa parte della vita nuova. Gesù fa il ruolo principale perché ci sottrae al potere di Satana, e noi da soli non potremmo vincere. Però poi ci mette in un contesto in cui anche noi dobbiamo lottare con le forze che Lui ci dà per poter conservare e sviluppare questa gioia di essere figli amati da Dio e di essere anche eredi del paradiso, eredi del paradiso. Chiediamo al Signore che ci aiuti in questo, poi alla fine di questa posta di rosario rinnoveremo le promesse del battesimo davanti al Signore. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Fratelli di Gesù e Tempio dello Spirito Santo.